Ciao e benvenuto e benvenuta a questo nono video. In primis lascia che ti faccia i complimenti perché sei andato all'interno di 9 video lezioni veramente intrise di informazioni. Non è da tutti arrivare fino alla fine. È stata testata la tua intenzione nella visione di 9 video consecutivi. Ogni video hai dovuto chiedermelo e quindi io ti faccio veramente i complimenti. Sono sicuro, anche se mentre registro questo video non ne ho la certezza, che non tutti arriveranno alla fine. Quindi grande. La prima parte di questo video è stata bloccata da YouTube per i diritti di privacy e di policy e quindi devo rigirarla. Per cui se nella fase successiva mi vedrai con un indumento in una posizione, in una location diversa, non ti allarmare. Non sono diventato ancora un mago, è semplicemente una registrazione. Perché volevo proprio iniziare con un video. Siamo all'ultima puntata e quindi ovviamente sai che è la parte 3 rispetto all'argomento della realtà e ci terrei particolarmente ad iniziare in un determinato modo, proprio con la visione di questo video, che deve essere un po' la risposta che probabilmente già avrai un po' iniziato ad intuire da solo a questa semplice domanda. Che cos'è la realtà? Guardiamo un semplice video. Io ho tolto il suono volutamente e commenterò per te. Questo esperimento si chiama The Rubber Hand e senza andare nel dettaglio viene semplicemente fatto notare come si può illudere il cervello, come è semplice illudere il cervello. Come vedete, la persona viene equipaggiata di un guanto, viene la sua mano destra, poi la sua mano sinistra viene fatta scomparire al di là di un cartoncino e con lo stesso guanto viene creata una mano artificiale. Quindi in questo momento la persona semplicemente vede due mani, di cui una vera e una finta, e la sua altra mano vera non la vede, il suo cervello non capta quel segnale lì. E vengono fatti degli stimoli identici, sia nella sua mano sinistra vera nascosta che nella mano sinistra finta. Che cosa succede dopo semplicemente 1 minuto di stimolazioni? Che al battere del martello sulla mano finta, la persona non solo sposta la mano come input di reazione, ma proprio sente il dolore. Ti invito assolutamente ad andare a scrivere su YouTube esperimento mano finta, esperimento rubber hand. Questo è un video molto veloce che sicuramente non bloccheranno per policy su YouTube, ma ti fa veramente capire come la risposta a questa semplice domanda, che cos'è la realtà, è solo una. La realtà è una illusione. E non solo la mano vera non sente più niente, non sente il dolore, non sente il freddo, non sente il caldo, e la mano finta invece sente tutto questo. Questo semplicemente perché il cervello fa delle connessioni e proietta da dentro a fuori un determinato tipo di realtà. Faceva sì che questo signore sentisse tutte le sollecitazioni sulla mano finta. Cosa pensate che dentro di lui non sapesse che quella mano era finta? È lo stesso. Il cervello vede solo ciò che crede, è stato ampiamente dimostrato. Se questo è vero, da una parte ci può scuotere, dall'altra ci può semplicemente far sorgere una volontà di controllo dell'illusione. Quindi se è vero che io posso semplicemente, confondere in questo modo il mio cervello, come visto nell'esempio, è vero anche che potrò fare qualcosa affinché l'illusione in cui vivo, la realtà in cui vivo, sia potenziante, sia piacevole, che sia quella che voglio. E infatti in questo ultimo video andiamo proprio nel dettaglio di manifestare nel concreto i risultati che desideriamo per noi, partendo proprio dai filtri, cioè quella barriera d'ingresso alle informazioni. La nostra mente conscia riceve una piccola parte di tutto quello che succede, andiamo proprio a parlare di questi filtri qua per arrivare a come concretizzare ciò che desideriamo. Adesso vado nella cabina di Superman, mi giro, mi cambio gli indumenti e continuo il video. Il nostro cervello riceve fotoni, riceve delle onde e in base a come siamo costruiti noi e quello che abbiamo bisogno di percepire, lui crea tutto. Il cervello può essere ingannato in tantissimi modi e quindi di conseguenza anche quello che noi percepiamo è soggettivo, è estremamente soggettivo e può essere manipolato tantissimo. Adesso dobbiamo noi vedere come possiamo diventare in controllo di questo, perché la cosa meravigliosa è che se funziona così, una volta che lo so, posso utilizzarlo tranquillamente per i miei obiettivi, per quello che voglio raggiungere nella vita e soprattutto devo comprendere proprio il potere. Il potere. La parola chiave è percezione, quindi guarda questa domanda. Quali sono i filtri con cui osserviamo e determiniamo la realtà? Non conta cosa succede al di là del mio apparato sensorio, conta solamente cosa io riesco a percepire. Il gioco della percezione è tutto quello che conta. Andiamo quindi a conoscere i filtri, gli occhiali
della nostra percezione, cosa sono, dove hanno sede nel cervello e come poterli indirizzare verso ciò che voglio. Questo filtro, ovviamente, risuona sempre con le credenze subconsce. Quindi una volta che noi abbiamo una programmazione subconscia, abbiamo quei quadratoni neri sullo schermo creati dai 0 ai 12 anni per sopravvivenza, gli occhiali che avrò per percepire la realtà saranno gli occhiali di quei programmi lì, chiaramente. Saranno sempre in risonanza con quelle credenze lì. E come si manifesteranno questi occhiali? Con la vocina interiore, il ciuchino e il nostro stato emozionale e i nostri ormoni emozionali che vanno su e giù per il nostro sangue. La vocina interiore più le emozioni vanno sempre a braccetto, costituiscono il nostro stato d'animo che è una reazione elettromagnetica del cervello e di lì creerò tutto quello che andrò a vivere. Ricordandoti che come proietto una cosa posso proiettarne un'altra, proprio come, cioè posso ingannare il mio apparato e proiettarne un'altra, ingannarla per il positivo questa volta, non come il braccio che è stato ingannato per un esperimento. Andiamo a vedere i termini tecnici. SAR, sistema di attivazione reticolare. Che cos'è? Sono esattamente i nostri filtri, cioè quello che filtrano, quello che il nostro apparato passa alla parte conscia. Se ti ricordi nel primo video delle tre menti, nel secondo video delle tre menti, abbiamo parlato della mente conscia, della mente subconscia e della mente superconscia. E hai notato come la velocità di calcolo è molto differente. La mente conscia gestisce 40 bit di informazione al secondo, mentre la mente subconscia prende tutto. Si parla di 40 milioni di bit al secondo. Ecco, la differenza fra 40 bit e 40 milioni di bit passa attraverso il SAR, questo sistema di attivazione reticolare che sceglie quali input di informazione passare dal subconscio al conscio e quindi renderci consapevoli di questo. Perché quando vai in concessionaria e vai magari a scegliere una bella macchina nera come questa BMW che vedi, poi una volta uscito dal concessionario la vedi dappertutto. Quella macchina c'era anche prima oppure si manifesta secondo te una volta che le vedi? E perché una volta che inizi a guardare i numeri doppi li vedi dappertutto? Al di là del loro significato che non è ovviamente il tema di questo video. Succede proprio perché nel tuo sistema di attivazione reticolare, che sono i filtri di percezione della tua realtà, sono proprio i filtri delle informazioni che ti arrivano nella parte conscia della mente, entra quell'informazione. Quindi per la prima volta, quando vai a vedere una macchina in concessionaria, l'informazione entra in questa parte del cervello, che vedremo appunto proprio dov'è, dove si trova, e vedremo proprio la sua conformazione. Entrando questa informazione, lui te la trova nella realtà circostante. Prima non vedevi nessuno di quella, non esistevano quelle macchine per te, da quel momento in avanti le vedrai dappertutto. La stessa cosa per i numeri doppi. Quando inizi, per un significato più alto o più basso, non è importante, a vedere i numeri doppi, li vedi dappertutto. E al di là del significato, voglio proprio farti capire perché li vedi dappertutto. Li vedi dappertutto perché come la macchina nera è entrata nel tuo SAR, anche quando i numeri doppi entrano nel tuo SAR è finita, li vedi ovunque e ti farai delle domande, cosa vuol dire, cosa vuol dire, cosa vuol dire, ma questo è un altro video a parte, ok? Allora il SAR è un insieme di cellule nervose che crea una rete di contatti fra la corteccia cerebrale, i lobi frontali e parte evolute del cervello umano deputata allo sviluppo di idee e di pensieri e la parte più bassa del cervello, il bulbo e le parti collegate al sistema neurovegetativo. Quindi che cos'è in sostanza? Un altro miracolo del nostro sistema. Chiaramente il SAR, quindi questo filtro, agisce veramente come un buttafuori. L'esempio del buttafuori è straordinario perché il buttafuori che cosa fa fuori dai locali? Con una fila di gente fa entrare solo chi conosce e lascia fuori chi non conosce. Non so se mi è mai capitato di fare una fila in un locale, cercare di corrompere il buttafuori a tutti i costi per farvi entrare. Se lo conosci, il buttafuori, hai qualche chance. Se non lo conosci, le strade sono due. O fai tutta la fila e rinunci alla serata per fare la fila o non entri. Il SAR è questo, sono i buttafuori del nostro cervello. Ovviamente non stanno dirigendo il traffico delle persone come butta fuori dei locali, ma stanno dirigendo il traffico delle informazioni all'interno del mio cervello, da cui dipenderà ciò che vedo. Chi è che lascia entrare? Come il butta fuori del locale lascia entrare solo chi conosce, anche i butta fuori il nostro SAR all'interno del nostro cervello lascia entrare solo i 40 bit di informazione su tutto quello che succede là fuori. E abbiamo visto che a livello subconscio, sottile, a livello di frequenze, noi siamo bombardati
di informazioni che, vi ripeto, nel subconscio rimangono tutte. Di quel tutto prende solo i 40 bit. E ovviamente chi saranno quei 40 bit che lascia entrare? Lascerà entrare quei 40 bit che sono in risonanza con le credenze subconsce, l'abbiamo visto prima. In poche parole, lascia entrare ciò che per lui è già vero. E quindi perché una persona povera non può diventare ricca se non si risveglia? Perché una persona ricca non può diventare povera? E perché un leader non può diventare un non leader e un non leader non può diventare un leader se non si risveglia? Perché non può vedere la parte di realtà che gli consente di fare questo cambiamento. È sempre tutto stato lì, sia per me che per te nella nostra evoluzione, ma il SAR non lo faceva entrare e il tuo cervello non poteva vederlo. E questo, ovviamente, visto che qui parliamo di neuroscienza, è molto collegato alla fisica quantistica, perché è la spiegazione del vedi solo ciò che credi, perché il tuo SAR lascia entrare solo le informazioni che risuonano già con le tue verità. È come una sorta di dinamo che si autoconferma le verità subconsce di continuo. E quindi se tu nel tuo subconscio hai tutti quei programmi lì e li hai, il lavoro del SAR è fare entrare solo i bit di informazioni che sono in risonanza con quelle verità. Quindi come puoi fare a cambiare la tua vita se non vai incontro a un risveglio, se non inizi ad avere queste informazioni? Ed ecco perché attrai sempre le stesse cose del passato, sempre gli stessi scenari, sempre lo stesso guadagno, sempre la stessa soddisfazione personale, sempre le stesse relazioni, semplicemente perché il tuo sistema lascia entrare solo quelle. Solo ciò che è in risonanza con il tuo passato, che per lui è vero e per lui ti ha tenuto vivo, quindi è giusto. Se ti viene fornita un'opportunità di lavoro, un'opportunità di carriera, un'opportunità di guadagno e i tuoi programmi parlano di povertà, semplicemente tu che cosa farai? Scarterai quell'opportunità perché non la riterrai vera. Questo non è libero arbitrio, non è un'analisi tecnica della tua conoscenza, è semplicemente una risposta subconscia. Non lascia entrare quell'informazione perché non può essere vero che c'è un'opportunità, visto che io ho il programma di essere una persona povera, e scarti quell'opportunità e la lasci fuori. Mentre magari con la stessa opportunità il tuo vicino di casa si arricchisce per sempre. Ma questo non vale solo per il contesto dei soldi, vale per tutti i contesti della nostra vita. Quindi chi è che parla? Se i butta fuori sono il SAR. Di chi è la vocina nella loro orecchio? Perché tu sai benissimo che i buttafuori nei locali rispondono a qualcuno, no? È il loro organizzatore, il loro capo, non so come funziona. Bene, anche il nostro SAR, che è il buttafuori delle informazioni che lascia entrare o non lascia entrare, risponde a qualcuno, che sono appunto le credenze subconsce. Sono loro che nell'orecchio gli parlano e gli dicono: quell'informazione risuona col mio passato, falla entrare, quella non la conosco, tienla lontana, perché il nuovo è sconosciuto, il nuovo vuol dire pericolo, lasciala fuori. Ed ecco perché solo con un grandissimo atto di volontà noi riusciamo a cambiare la realtà che manifestiamo. Questo è strettamente correlato con ciò che manifesti. Quindi rimaniamo attenti perché arriviamo proprio al dunque in questo nono e ultimo video. E tu sei vittima di un circolo vizioso azione-risultato. Azione-risultato che non cambia mai, perché la maggior parte di persone si chiede, quando non ha i risultati che vuole, cosa devo fare di diverso? Ma non è cosa devi fare di diverso, perché le tue credenze subconsce, i tuoi programmi, ti faranno fare sempre cose diverse, ma nello stesso modo, nello stesso identico modo, con le stesse identiche vibrazioni. E tu anche cambiando cosa fai, cambiando azione, non cambierai mai il risultato. Quindi non chiederti più che cosa devo fare di diverso, anche se permettimi di dire che è già una domanda elevata rispetto a cosa guardo stasera su Netflix. Ma il discorso è che non è nell'azione, è nella credenza l'ostacolo. Quindi piuttosto che chiederti che cosa faccio di diverso per cambiare la mia situazione, chiediti che cosa devo credere di diverso, cosa devo credere di diverso per cambiare la mia situazione, perché poi l'azione ovviamente segue la credenza. Andiamo a cambiare la credenza, cambia la vocina della credenza subconscia nell'orecchio del tuo buttafuori dal cervello, che è il SAR. Il tuo SAR lascia entrare informazioni diverse che inizieranno un loop di conferma che manifesteranno nel tempo una realtà nuova di fuori, ed è l'unico modo per farlo succedere. Come funziona, dopo tutto quello che abbiamo visto, la proiezione della realtà? Perché davanti a te hai quello che hai, perché nella tua vita hai quello che hai, che è lo scopo di questo video. Ma è chiaro che arrivarci oggi con le competenze che abbiamo imparato nelle precedenti 8 video lezioni ha un peso specifico. Sarei potuto arrivare subito a questo video, ma ti saresti perso veramente tante informazioni e probabilmente non saresti riuscito a percepire quello che ti sto facendo vedere adesso, che per me è il cuore, il succo di questo lavoro, con una percezione,
con una percezione adatta. Anche io che cosa ho fatto nelle 8 video lezioni precedenti? Ti ho inondato di informazioni e nel tuo SAR sono iniziate ad arrivare informazioni diverse a cui tu hai dato spazio semplicemente perché ti fidi di me. Quindi il tuo buttafuori conosceva Fabio Bollini e l'informazione da Fabio Bollini diceva falla entrare. E la tua credenza subconscia stava dicendo, mentre guardavi i miei video, però sta roba è nuova, mi fa un po' paura. E allo stesso tempo si dice, sì, però è Fabio Bollini, quindi falla entrare. Ed è così che il tuo credo ha iniziato a cambiare con la visione di questi video e arriva al dunque proprio in questo ultimo video. Allora, funziona in questo modo. Noi siamo informazione, siamo un sistema miracoloso. Spero che tu l'abbia neanche creduto, compreso visceralmente, sia già dentro di te questa verità. E siamo immersi in un mare di informazione che comunica con noi a livello inconscio di continuo. La vita dentro di te ha luogo dall'interazione con l'ambiente, perché se tu non interagissi con nulla, nulla succederebbe, ma parte tutto dall'esterno. Quindi noi veniamo colpiti dall'informazione che c'è nell'ambiente, credenze, forme pensiero degli altri, egregore, archetipi, tutto quello che abbiamo spiegato nei video precedenti. Queste informazioni colpiscono, vedi proprio come urtano, le mie credenze subconsce. Quindi tutto ciò che per me è vero, che però è sotto a livello di coscienza, quindi non me ne rendo conto, perché il nostro sistema funziona così, quelle credenze sono state create dai 0 ai 12 anni e ci sono delle verità che servono a farmi sopravvivere, non a farmi felice. Dallo scontro di queste due verità, perché nell'ambiente arriva informazione che si scontra con altre informazioni, con le verità del subconscio, che cosa nasce? Molto semplice. Il subconscio dà un segnale al cuore con la frequenza. Che cos'è? La frequenza è il tuo stato d'animo rispetto a quella cosa. Quando interagisci con un'informazione dall'ambiente, si scontra con le credenze subconsce e in base alla risonanza o alla dissonanza di questo scontro di informazioni, il tuo subconscio dà un segnale al tuo cuore di emettere una frequenza. È chiaro che se le due informazioni che si scontrano sono in risonanza, hai visto che l'onda aumenta, no? Nel video 6 abbiamo visto come due onde che si incontrano e sono in risonanza aumentano la loro portata. Quindi la frequenza, il segnale che il subconscio darà al cuore, la frequenza che metterà al cuore sarà una frequenza elevata, una frequenza alta, una frequenza importante. Mentre invece se l'informazione dell'ambiente, l'informazione che tu hai bloccato nel tuo subconscio sono in dissonanza, quindi ti faccio un esempio classico, ti parlano di un'opportunità economica ma tu dentro hai un programma di povertà, sono due informazioni opposte, quindi vanno in dissonanza e si annullano, il segnale che i tuoi programmi subconsci daranno al tuo cuore sarà quello di fare una frequenza bassa e quindi tu ti sentirai a disagio, in paura, in sensi di colpa, frequenza bassa, ok? La frequenza è una cosa che parte dal cuore, ma il segnale di che tipo di frequenza emettere gliela danno i programmi subconsci. A questo punto il cuore dialoga con il nostro cervello in molti modi e ovviamente il cervello emette le frequenze delta, teta, alfa, beta e gamma. E in base a questo tipo di frequenza che emette il cervello si crea un determinato tipo di realtà. Queste sono proprio le onde, le varie tipi di onde, quindi puoi vedere la diversità della frequenza delle onde ed essendo tutto onda è chiaro e scontato, dovrebbe essere al video 9, che in base all'onda che emetti vivi una realtà completamente diversa. In base a questo tipo di frequenza che il nostro cervello emette dipende proprio la proiezione della realtà. A questo punto, dopo tutte queste informazioni, ti senti di chiamarla vita, quello che proietti, o un cono di possibilità? Cioè, ho una parte di possibilità che il tuo sistema crea, ma sulle infinite che ci sarebbero da vivere. Quello che è quel cono di possibilità che parte da questo sistema che noi non percepiamo, è veramente una delle infinite realtà che possiamo vivere. Oggi l'hai capito, ma noi come lo chiamiamo? Vita. Perché tutto quello che ci succede per noi è la nostra vita e non fa altro che confermare le credenze in questo loop da cui non usciremo più. Anche se pensiamo di vivere, in realtà stiamo assolutamente dormendo. È importante sapere diverse cose sulle frequenze. Attenzione, innanzitutto, questo tipo di frequenze cerebrali cambia proprio la percezione della realtà. Quindi a parità di accadimenti e di avvenimenti, essendo in un tipo di frequenza piuttosto che in un'altra, cambia proprio come io percepisco il tutto. E questo è importantissimo. Ecco perché ci dobbiamo allenare degli esercizi di presenza, di meditazione, ce ne sono un miliardo, dove io riesco comunque a tenere
le onde del mio cervello verso un teta delta, verso un teta delta, perché se sono sempre in frequenze beta, sono sempre nel fare, nel fare, nel fare, nel fare, non mi fermo mai, non mi fermo mai, non mi fermo mai, e quel non fermarsi mai, mi racconto che è per raggiungere gli obiettivi. Non è vero, quel non fare, ma quel non fermarsi mai è proprio impossibilità di fermarsi. Non riesco a fermarmi in quelle frequenze lì, devo sempre riempirmi l'agenda di cose da fare. Se mi sposto su frequenze un po' più dolci, lavorando sul respiro, lavorando sulla meditazione, lavorando sulla presenza, riesco a percepire già comunque ciò che ho intorno in maniera differente. Quindi questo è molto buono. Dai programmi subconsci si passa a settare una frequenza attraverso il cuore che viene comunicata al cervello, essendo l'organo più straordinario dell'universo, con quella frequenza fa un sacco di cose. Innanzitutto mi fa sentire in un determinato modo attraverso le frequenze cerebrali e poi attraverso il SAR, che sono i buttafuori delle informazioni, dirà tu puoi entrare in formazione o tu puoi stare di fuori, andando letteralmente a determinare ciò che io vivo. Andiamo dentro quel cono, facciamo uno zoom dentro quel cono. Che cosa c'è dentro quel cono? Dentro quel cono, come forse avrai già visto, non mi ricordo se nei primi video ho già fatto questo esempio, ci sono le frequenze. Adesso noi siamo dentro quel cono e ci sono tutte. Ci sono tutte, le frequenze sono miliardi. Qui ti riporto semplicemente quelle che sono state misurate con delle apposite strumentazioni e che hanno il loro corrispettivo in Hertz. La vergogna è una delle frequenze più basse. Sopra abbiamo la colpa, sopra poi abbiamo l'apatia, quindi il non sentire, sofferenza, paura, desiderio, rabbia, orgoglio, coraggio e neutralità. Quindi vedi proprio come al salire dalla frequenza in Hertz cambia esattamente ciò che io vivo. E poi si può andare in alto verso frequenze più elevate, no? Come quelle di amore e gioia. Visto che abbiamo dal primo video cercato di fare una distinzione fra anima e cuore e ego, personalità e mente, facciamolo anche nelle frequenze, perché è assolutamente vero che le frequenze basse appartengono, come vedi quella P, alla personalità. Quindi quando io sono nell'ego posso provare una serie importantissima di frequenze anche positive, ma comunque sempre egoiche. Quando invece attuo un risveglio che mi porta più a contatto con la mia parte animica, con il cuore, andrò in automatico su frequenze superiori, sia a livello di Hertz, quindi misurabili, che proprio a livello assoluto. E che cosa devo capire da questo grafico? Che io posso vivere solamente degli scenari in risonanza, parleremo, come vedi, del titolo risonanza e vibrazione, ti spiego tutto, con quella frequenza lì. E faremo tanti esempi, ma ti ricordo che quella frequenza è stata dal cuore che viene comunicato dalle credenze subconsce. E quando io proietto quel cono di realtà, io sarò sempre solo su quella frequenza. Se frequenza non ti fa comprendere bene il concetto, chiamale linee di vita. È uguale. Dal genio di Vadim Zelan prendo in prestito questo termine, che lui spiega benissimo nella trilogia del Transurfing, linee di vita, per capire che tutto ciò che sarà su quella linea mi incontrerà se rimango in movimento, e quindi agisco, agisco, agisco. E quindi vedi già come la chiave non è nel fare, non è nell'agire, ma è nell'energia con cui agisci. Perché io, se sono sulla linea della vergogna e faccio, 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 incontrerò, raggiungerò sicuramente degli obiettivi, ma non saranno così tanto elevati. Alzandomi di frequenza e lavorando nel mio inconscio, che è l'unico modo per alzarsi di frequenza, posso andare sull'apatia e incontrare degli scenari che sono in risonanza con l'apatia. Dopo faremo degli esempi. Mi alzo ancora, vado sulla frequenza del desiderio, che è ancora una frequenza dell'ego, ma comunque già meravigliosamente più bella rispetto alla vergogna, otterrò degli altri risultati. Coraggio, otterrò degli altri risultati, perché ogni frequenza è una linea diversa che sblocca realtà differenti. Ovviamente sulla linea dell'amore incontrerò cose molto molto elevate, sia per me a questo punto che per gli altri. E questa è una slide che mi tengo sempre a mente, perché visivamente ti fa proprio capire perché alcune cose vanno in un modo e perché alcune cose vanno in un altro. Mi devo ricordare che io vivo infiniti scenari nella vita, quindi ho i soldi, ho la coppia, ho le amicizie, ho il lavoro. Anche qualsiasi situazione singola può essere vista in questo modo, perché quando tu vivi qualsiasi situazione, quel meccanismo di l'ambiente mi informa, si scontra con i programmi che mandano la vibrazione al cuore in base alla risonanza o alla dissonanza di quei programmi rispetto a quello che ricevono, e proietto questo cono. E in base alla proiezione di questo cono, in base alla frequenza, alla linea di vita in cui sono, succederà una sincronicità di cui parleremo a breve, quindi un avvenimento che è in risonanza con quella frequenza lì. Quindi ricordati bene questa griglia e ricordati che tu sei il proiettore
è che il tuo sistema delle infinite possibilità, guarda quante possibilità ci sono qua, le hai tutte, le hai tutte, ne proietta solamente una in base a tutti, a tutte le informazioni che hai ricevuto qua. E ciò funziona per due grandi leggi universali che adesso chiaramente vediamo bene. Non è che diventiamo pressapochisti nell'ultimo video, vediamo tutto nel dettaglio, nelle formule, come dal primo video. La prima è la legge di vibrazione, che da Wikipedia dice che ogni singola cosa nell'universo vibra a una particolare frequenza. Noi siamo stati un po' più dettagliati e abbiamo visto come, essendo immersi in un campo di energia che vibra, anche noi vibriamo. Poi abbiamo visto, Einstein ha detto che tutto è energia, quindi anche noi siamo energia condensata a una bassa frequenza, quindi questo dovrebbe essere abbastanza chiaro. Essendo tutto energia che vibra a una determinata frequenza, va in risonanza con qualcosa. Mi segui? Non leggere, rimani semplice. Io vibro, sono dentro a qualcosa che vibra, è ovvio che vado in risonanza con quello che vibra come me. È proprio facile. E questa è la legge di risonanza. Due cose simili si attirano e si amplificano. Ogni corpo possiede proprietà vibrazionali tale per cui se nell'ambiente si attiva una specifica vibrazione, solo chi è in grado di captarla inizierà a vibrare all'unisono con essa. Tutti gli altri no. Ripeto, se nell'ambiente si attiva una specifica vibrazione, solo chi è in grado di captarla inizierà a vibrare all'unisono con essa. Tutti gli altri no. Se c'è un evento con 1.000 persone e il relatore parla di una cosa importante e solo una persona su 1.000 risuona con quella verità, per le altre 999 persone quella cosa sarà finta, verrà esclusa e non verrà percepita. Per la persona in risonanza sarà una verità incredibile e costruiranno una realtà che le altre 999 persone non possono costruire. Andiamo nel dettaglio della legge di risonanza. Nel 1665 il fisico e matematico olandese Christian Huygens fece una scoperta interessante. Ecco come nasce la scoperta della legge di risonanza nel 600. Ponendo sulla stessa parete due pendoli, così è stata scoperta la legge di risonanza, di distanza ravvicinata, notò che questi tendevano a sintonizzare il loro movimento ondulatorio. L'abbiamo visto anche con i pendoli nel video, no? Pur partendo ciascuno con un moto diverso, nel giro di qualche minuto finivano per muoversi in maniera sincronizzata. Ma la frase che ci interessa è quella dopo. Anche a livello atomico, e ti assicuro che io sono fatto di atomi, tu sei fatto di atomi, il computer da cui parlo è fatto di atomi, questo tavolo è fatto di tutto, è fatto di atomi, si scoprì che due atomi con la stessa frequenza tendono ad avvicinarsi. Attrazione? Sì. Proprio movimento l'uno verso l'altro, si attraggono reciprocamente. E ti faccio vedere un video del grandissimo maestro e dio dell'acqua, il mitico Masaru Emoto, che ha dimostrato, come ti dicevo nei video precedenti, materialmente, grazie ai cristalli dell'acqua, tutto ciò che succede nel mondo sottile e nelle leggi del non visibile. È un esempio che ti fa proprio capire quello che ti ho appena detto, solo che al posto di vedere le linee di realtà e immergerti tu in questo esempio, vedrai due diapason, perché noi è esattamente così che funzioniamo, come un diapason. Guardiamo. Sentite questo suono. 440 Hz. Che suono è? Della A maggiore. Suono uguale. Anche questo è lo stesso La. Quindi mettendo in fila questi due. で、もちろん両方ともまだ今は全然振動していません。Questo momento non sta suonando, で、no? こっちの方だけいただきます。Va avanti l'altro. Come sta lei? Ha suonato uno, l'ha Sto bloccato, suonando, l'altro è sto andato in suonando. risonanza, ha iniziato a suonare. Questa parte non ho toccato, però stava risuonando. Lo rifà e va avanti l'altro. Quello che ho messo. Questo è risonanza. Ecco la risonanza. Una cosa molto importante di questo mondo. Successivamente, in questo video, che ho scaricato velocemente, quindi mi scuso se non è completo, lui fa esattamente lo stesso esperimento con un altro diapason che si vede fermo a 432 Hz e fa esattamente la stessa cosa. Batte sul diapason a 440 Hz, di fianco a quello da 432 Hz, batte su quello da 440, lo ferma. E l'altro non parte perché non va in risonanza e ha una frequenza diversa. È esattamente che funzioniamo in questo modo. E se sei stato ben attento, ben attenta in questi video,
hai capito, ma soprattutto hai realizzato, interiorizzato che fra noi e il diapason non c'è proprio differenza. Tu dici, ah sì, quello è un diapason, è un oggetto. Non c'è poi così tanta differenza. Anche se noi rispetto al diapason siamo un miracolo, il funzionamento è esattamente identico. Possiamo attrarre solo ciò che è in risonanza con la nostra frequenza e verremo attratti da ciò che è in risonanza con la nostra frequenza. Perché è importante? Perché visto che nell'inconscio ci sono tutte le paure dell'universo, le 7 generazioni che ti porti e tutti i traumi che abbiamo avuto, perché tutti li abbiamo avuti, se non inizi a guardarci dentro e a pulire, lo sai cosa mi attraggo fuori? Attraggo, come abbiamo già detto in questo video, tutti gli scenari che mi aiuteranno a risolvere quelle cose che ho dentro, ma capisci bene che questa percezione è molto elevata. Quindi bene, dal momento in cui io capisco questo, ogni sfida la affronto perché so che lì per me la risolvo, cambio l'inconscio e cambio dopo la mia realtà, perché cambia la frequenza che è dettata dal subconscio che passa al cuore e succede quella roba dei diapason, hai capito. Però tutte le persone che dormono, che non conoscono questo, ok? Non conoscono queste informazioni, non vogliono lavorare su di sé, continueranno a reiterare le stesse realtà dolorosissime, visto che non possono percepirle come spunto di miglioramento, e l'unico, cioè la fisica dice che è l'unica cosa che potranno vivere. Ed è ovvio che noi, se lavoriamo su di noi, con il nostro esempio, con la nostra emanazione nei corpi sottili, possiamo aiutare questi tipi di persone qua a farsi delle domande diverse e a cercare con il tempo risposte diverse, magari avvicinandole a un risveglio. Questo insegna anche come un cuore grato, a frequenze alte di amore e gratitudine, è un magnete per miracoli, un magnete, attrazione, risonanza, vibrazione. Quando tu nella tua vita eri in gratitudine, in amore, verso qualcuno, stai ben attento, o verso qualcosa, quindi quello che facevi, o verso quello che c'era da guadagnare facendo qualcosa, quindi magari non eri innamorato dello strumento, del lavoro, ma eri innamorato del risultato che ti portava al lavoro, hai sempre generato risultati straordinari. Perché nella tua passione sei bravo? Molto probabilmente hai più esperienza nel tuo lavoro che nella tua passione, ma perché nella tua passione sei più bravo e ti vengono le cose bene e fai i miracoli? Per la vibrazione con cui fai la tua passione, ed è chiaro che è una vibrazione altissima, la passione è in sé già una vibrazione elevata, è nell'energia con cui facciamo le cose la differenza, e quando siamo in energie elevate noi diventiamo un miracolo e attraiamo miracoli a nostra volta. Qui viene l'ultima legge della fisica, penso, vediamo, sto sbirciando un po' nelle slide, sì, abbiamo ancora 15 slide, quindi abbiamo ancora una mezz'ora di chiacchierata, ma l'ultima legge della fisica, perché in realtà si pensa che la sincronicità sia della psicologia, ma se andiamo bene a studiare come è nata la sincronicità, è nata dall'interazione con il mitico Carl Gustav Jung e Wolfgang Pauli, premio Nobel della fisica quantistica. Questo nuovo paradigma della psicologia nasce dall'interazione di due geni, uno della psicologia, psicanalisi, tutto quello che abbiamo detto su Jung, quindi lo sappiamo benissimo chi è Jung, grande amico del premio Nobel nel 1945 per il principio di esclusione Wolfgang Pauli, con il quale ha proprio gettato le basi per la sincronicità. Che cos'è? È un'altra interpretazione della realtà che afferma che il caso non esiste. Chiaramente si basa su tutte le leggi della fisica quantistica, sul campo, sull'entanglement. Già l'esistenza del campo quantico ha dimostrato che il caso non esiste a livello proprio matematico. Ti ricordi l'esempio del cubo di Rubik? Il principio di sincronicità conferma e rinforza il fatto che il caso non esiste. Distrugge un po' il principio di causa-effetto, cioè faccio una cosa e quindi ne ricevo un'altra. Non è che lo distrugge, va oltre. Il principio di causa-effetto sicuramente rimane, la legge di risonanza, no? Butto fuori qualcosa, ma non nel fare, nell'energia con cui lo faccio, e mi torna indietro qualcosa in risonanza sulla vibrazione che ho già emesso. Questo rimane. Però il principio di sincronicità va oltre e dice: il caso non esiste, lo sappiamo, e se non esiste, non esiste mai. Non è che ogni tanto, quando ci fa comodo, esiste. Quando non ci fa comodo, non esiste. Il caso non esiste, punto. Ciò che visualizziamo, pensiamo e crediamo, essendo Jung uno psicanalista, uno psichiatra, parla sempre della mente e dell'inconscio, e proviamo come stato d'animo, non è mai casuale e sempre diventa realtà. Che sempre diventa realtà l'abbiamo già visto. Ha sempre un significato e coincide al nostro stato psicologico e alla nostra interazione con il tutto. La sincronicità va oltre il principio di causa-effetto e spiega un'interdipendenza, un legame, parliamo
da prima elementare, siamo ancora tutti in prima elementare, tra eventi oggettivi tra loro, quindi separati, un legame tra eventi separati e gli stati psichici degli osservatori coinvolti. Vedi già come parla Jung, osservatori, non le persone, degli osservatori. Ti ricordi, no? La funzione d'onda di Schrödinger, le infinite possibilità, se ne materializza solo una in base alla coscienza dell'osservatore. Quindi dice, spiega il legame tra eventi separati tra loro e gli stati psichici degli osservatori coinvolti in questi eventi separati. Se hai un tipo di pensiero, non è casuale. Se fuori una gomma dell'auto, non è casuale. Se il tuo business crolla e le persone con le quali crolla, non è casuale, ma sincronico. Tutto è collegato. Tutto è collegato. Dal semplice pensiero, al foro di una gomma, alle cose più straordinarie. Alle persone con cui creiamo tutti questi scenari, nulla è casuale, è tutto sincronico. E nasconde dietro un significato più alto. Ti ho voluto portare qua per farti una domanda importante, facendoti degli esempi. Noi veniamo dalla terza dimensione, dalla crescita personale, dove ci viene insegnato di raggiungere degli obiettivi e andarseli a prendere. Io ho lavorato così per me per anni, ha sempre funzionato. Però oggi, dopo queste informazioni, mi chiedo, ma le leggi che l'hanno fatto funzionare sono veramente quelle che mi hanno insegnato? Quindi mettiti un obiettivo, visualizza, fai, cambia strategia, leggi da terza dimensione che si basano sul fare, oppure c'erano delle leggi superiori che hanno fatto sì che io avessi successo nel raggiungere gli obiettivi? E chiaramente la risposta è la seconda, altrimenti non avrei girato questi video. Facciamo degli esempi e contestualizziamo con il contesto più semplice da comprendere, perché prevede l'utilizzo di una metrica razionale che è il denaro. Frequenza di vergogna, frequenza di desiderio e frequenza di amore. Quindi vivo tre scenari identici su frequenze diverse. La prima verità è che ho capito che posso vivere solo scenari in risonanza con la frequenza. Non ci stava l'omino sopra, però c'è un omino anche sopra. Quindi io vivrò, che stiamo facendo un esempio sul denaro, degli scenari che sono in risonanza sulla vergogna o sul desiderio o sull'amore. Questo è chiaro. Un'altra verità è che se voglio vivere altri tipi di scenari, quindi posizionarmi su altri risultati che abitano su frequenze diverse, devo cambiare frequenza subconscia, non col pensiero positivo, che è già tanto, ma è un inizio. Devo andare a lavorare giù, devo andare a vedere che cosa c'è giù, devo iniziare ad andare nella selva oscura, devo iniziare a perdermi. Non posso scherzare su queste cose. Il lavoro è importante, il lavoro di risveglio e di pulizia. Se non cambio sotto il subconscio, visto che è lui che dà il comando al cuore della frequenza, non posso fare questo. Queste sono due verità che dovrebbero già essere dentro di te. E andiamo a fare delle piccole considerazioni logiche, proprio per farti comprendere come questo è vero nella realtà di tutti i giorni. Apro un ristorante. Il ristorante ha a che fare con il contesto dei soldi, perché è un'attività per fare business, per iniziare magari ad avere più soldi. Come sarà il tuo ristorante se ti vergogni a fare ristoratore? Se tu, aprendo quel ristorante, sei sulla frequenza di vergogni, perché non l'hai mai fatto, perché hai paura del giudizio degli altri e ti vergogni di chi sei, perché magari nella tua infanzia ti hanno sempre preso in giro, che risultati otterrai con quel ristorante? Rimanendo, attenzione, su una frequenza di vergogna, non andiamo in là. E quindi sì, mi prendevano in giro e quindi sono motivato a fargli vedere chi sono. Perfetto, ma se fai questo tipo di ragionamento sei sulla frequenza dell'orgoglio, che è molto più in alto, come vedi. Noi stiamo parlando di una frequenza di vergogna totale, dove io mi vergogno a farlo, però lo faccio lo stesso, chissà perché. Che risultati potrà mai ottenere quell'attività? Facciamo un secondo esempio, desiderio. Come sarà il mio ristorante? Come sarà il tuo ristorante se è un tuo grande desiderio di vita? Quindi arrivi a un certo punto della tua vita dove aprire il ristorante, dove aprendo un ristorante finalmente realizzi un tuo desiderio. È molto logico ed elementare comprendere che i due risultati del ristorante, che è lo stesso nella materia, stesso posto, stessa scritta, stesso menù, è molto semplice comprendere che ciò che tu metti dentro a livello vibrazionale energetico è totalmente diverso e la risposta a queste due domande è totalmente diversa. Non si può paragonare. Se siamo nelle frequenze dell'amore cambia ancora. Perché? Perché come sarà il mio ristorante, il tuo ristorante, se quel ristorante non è più solo un desiderio mio, quindi personale ed egoistico e va benissimo, non c'è nulla di male, ma oltre a quello diventa qualcosa di più,
è uno scopo per dare amore alle persone attraverso il cibo, attraverso l'esperienza che fanno in quel ristorante. Quindi andrò a curare anche l'odore delle piastrelle del pavimento, anche la posizione della tovaglia, del tovagliolo, anche la distanza del tovagliolo alla forchetta, i quadri, i colori, il cibo. Andrò a curare, se quello diventa il mio scopo di vita, perché io per infinite ragioni metto il mio scopo lì dentro, perché si vede che era la mia chiamata, puoi capire bene che lì magari iniziano ad arrivare le stelle, iniziano ad arrivare la fila di fuori, e non conta in che posizione sei, ti vengono a cercare. Perché ti vengono a cercare? Perché quel ristorante lì è un diapason che vibra una frequenza talmente alto, ma il ristorante sei tu, perché il ristorante è materia, sei tu che ci metti l'energia dentro, con le tue intenzioni, con il tuo sacrificio, con il tuo sforzo, con ciò che provi lì dentro, è per quella roba lì. Allora sei tu che gli crei il contesto energetico, visto che sei tu chi lo apre, il titolare, andrà a smuovere delle sincronicità incredibili di un livello estremo. Quindi quello che conta è l'energia con cui faccio le cose. E l'energia ha sede giù, in qualcosa che ancora non ho coraggio di vedere, che non percepisco, che è appunto l'inconscio. Tutto è energia e questo è tutto ciò che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Einstein ti sta dicendo, se tu lavori sulle energie, sulle frequenze, ti setti, non puoi non ottenere quella roba lì. Anche se tu con quella frequenza a un certo punto ti impunti di non volerla, quella ti succede lo stesso. Quante volte non desideriamo le cose brutte ma succedono lo stesso? Perché il subconscio ha quelle frequenze lì. Bene, questa cosa succede anche per le cose belle. Se setto il subconscio, se mi impongo che le cose belle non accadano, succederanno lo stesso. Ma quel risultato lì di quel ristorante, sono io che vado verso il ristorante, quindi mi metto l'obiettivo, lo raggiungo attraverso il lavoro, attraverso la fatica, sono io che mi muovo verso gli obiettivi, o sono le sincronicità che, essendo già lì, su quella linea di vita, mi investono? Questa è una domanda a cui non diamo risposta, con cui ti lascio. Io sto cercando di lavorare su questo. Se in passato mi sono sempre posto degli obiettivi e ho fatto di tutto per raggiungerli e ci sono riuscito, oggi mi sto chiedendo, ma probabilmente quella roba lì era già lì perché era in risonanza con le frequenze che io avevo mentre facevo le cose. Stiamo sfidando la crescita personale e tutta la scienza che è stata insegnata sul raggiungimento degli obiettivi, un po' come la fisica quantistica, quando è arrivata ha sfidato tutte le altre fisiche, rischiando di distruggerle. Poi non le ha distrutte, ma si è integrata. E noi magari vogliamo fare la stessa cosa, non vogliamo assolutamente distruggere ciò che ha funzionato fino ad oggi, ma vogliamo far capire che se tutta energia, se tutte le formule che hai visto qua fanno credere che ciò che noi andremo a vivere esiste già. Il lavoro interiore è lavoro, quindi è movimento. Planck, il padre della fisica quantistica, ha enunciato un altro principio che semplicemente è un'interpretazione quantistica della legge sull'energia e dice che l'energia è uguale alla frequenza per la costante di Planck, che è H. Quindi è la dimostrazione di quello che è stato appena enunciato, che ho molta energia quando sono in frequenze alte e ho poca energia essendo frequenze basse, vedi che sono direttamente proporzionali. Se H è una costante, all'aumentare di V, che è la frequenza, aumenta l'energia. Chiaro che quando siamo quindi innamorati abbiamo energia tendenzialmente infinita. Ed è lì che sblocco le sincronicità positive. Io lavorando con tanta gente, dico subito alle persone che iniziano a lavorare con me, innamoriti subito di una cosa. Delle infinite cose che facciamo, ce n'è una che ti piace tantissimo, perfetto, concentrati lì. Perché so che se si concentrano lì, la loro frequenza su quella cosa è alta, e quell'alta frequenza che loro useranno nel lavoro, ancorandosi a questa cosa, sbloccherà sincronicità molto elevate in tutto il lavoro. Invece, se li faccio concentrare sulle loro paure, sulle cose che li mettono in difficoltà all'inizio, avranno una bassa frequenza, una scarsa energia di conseguenza e troveranno scuse. Perché quando le energie sono alte, gli ostacoli non esistono. Ci sono stati scenari della tua vita dove hai dovuto fare delle cose molto importanti, ma in quello stato ci sei riuscito perché l'energia era infinita. Anzi, e quando l'energia è infinita, la vibrazione è alta, quel lavoro incredibile che tu devi fare non ti pesa. Perché le tue percezioni sono diverse. Abbiamo parlato prima delle onde del cervello, ti ricordi? Quando sei in amore alto, hai delle onde particolari che non ti fanno sentire la fatica. E l'amore incondizionato e la gratitudine sono le frequenze più alte dell'universo e lì l'energia sarà massima. Se invece sono in paura e sensi di colpa, e quindi io lo sento dal mio stato d'animo che c'è qualcosa che non va, lì ho l'energia al minimo e devo subito chiedermi
quali sono le mie paure per lavorarle, per andarle a vedere e fare degli esercizi che mi possono alzare di frequenza. Questo è descritto molto bene dal libro di Bruce Lipton, Demo Honeymoon Effect, l'effetto luna di miele. Che cosa dice? Che quando sei in frequenze alte la fatica non esiste. Ricordati, una volta in cui sei stato innamorato, sono sicuro che hai dovuto fare dei compromessi importanti. Strada, tempo, ma non ti pesava niente, perché eri in alte frequenze. Quando noi siamo innamorati di ciò che facciamo o di una persona o del risultato che vogliamo andarci a prendere, la fatica non esiste, si sbloccano sincronicità positive e quindi, questo per dirti, che possiamo raggiungere ciò che vogliamo nel flusso. Ecco dove si vuole arrivare, nel flusso, non nella fatica, non nel comando, non nel farti sentire di meno, non nella vecchia maniera dove ti frusto per farti arrivare da qualche parte. No, nel flusso, nell'amore, nella velocità, perché quando sono in frequenza elevata un'altra cosa che succede è che succede tutto subito, i tempi sono diversi. E noi ovviamente facciamo così tanta fatica perché l'indottrinamento del sistema che subiamo è importantissimo. Sempre l'esempio del denaro, che è la metrica più razionale con cui possiamo capire. Hai sentito alcuna di questa frase? I soldi sono sporchi, quindi sono tutti male, chi è ricco è avido, per far soldi bisogna scendere a compromessi, è giusto avere solo il tetto necessario, i soldi scarseggiano sempre, i soldi non nascono sugli alberi. Ognuno di noi ha sentito questo in maniera ridondante nella nostra infanzia, dei nostri genitori che hanno fatto il meglio che avevano con le risorse che avevano, ma è poco probabile che tu sia in frequenze alte rispetto al denaro e che quindi il tuo SAR possa vedere le opportunità e che tu possa essere in amore e gratitudine rispetto al denaro in frequenze elevate. Perché? Perché l'indottrinamento che ha fatto la società, che fa la cultura, che fa la scuola e che fanno anche le persone che in quell'età, diciamo, ci allevano, tra virgolette, è questo. E per risonanza io nel mio subconscio attrarrò sempre scenari che mi fanno stare lontano dal denaro, se il denaro è questo. Perché il mio subconscio mi tiene vivo e quindi non mi vuole agganciare, linkare, collegare a questo. Assolutamente, per lui è male. E ti ricordo che i programmi subconsci sono come le app dell'iPhone, fanno quello che devono fare. Fanno quello che devono fare, non gli importa cosa devono fare, gli importa farlo. E ovviamente, se ancora non sei convinto dell'indottrinamento, ti faccio qualche esempio. Quante volte hai letto Paperino? Paperino era perfetto, era buonissimo, poverino, vedi già poverino. Cosa vuol dire poverino? Poverino vuol dire buono ma senza soldi. Era buono, generoso, però povero. E invece Paperoni era cattivo, avido e ricco. Collegamento subconscio. Homer è buono, è simpatico, per i maschi è un mentore, però è povero. Alla famiglia è felice, però è povero. Mentre invece Barnes è cattivo, malaticcio, avido, secco, solo, tristissimo, però ricco. Collegamento subconscio, quante volte hai visto i Simpson andando avanti? Titanic, Jack è perfetto. Secondo me non esiste nessuno più perfetto di Jack di Titanic, anche lui non è più stato lo stesso ed è perfettissimo, giusto? Povero, collegamento subconscio. E Caledon, che è super ricco, è stronzo, avido, triste, farabutto, ricco, collegamento subconscio. Quindi vedi come ci vogliono far essere chi non siamo? Perché questo è comunque un'influenza che noi ci troviamo dentro e se non iniziamo a lavorare rimane così. Altri esempi di indottrinamento, le religioni. Le religioni fanno leva sul senso di colpa. Quante volte ti sei battuto sul timo, che è la ghiandola che distribuisce l'energia nel nostro corpo, dicendo colpa? Ricordi questa cosa? E anche tanto altro. La manipolazione delle religioni sul senso di colpa ormai è palese per chi ha i filtri per vedere certe cose. La televisione ribalta sempre paure. Ecco, religioni uguale senso di colpa, parlano del passato, e invece le televisioni ti controllano sul futuro ribaltandoti paura dalla mattina alla sera. E ti ricordo che anche se non vai in chiesa e anche se non guardi la televisione, esistono le egregore, esiste il campo, l'informazione ti arriva. Esistono i campi sottili del pianeta, l'informazione ti arriva, ti ricordo. La scuola. Ti fanno sentire sbagliato, ti fanno vedere dove sbagli, ti fanno vedere che non sei abbastanza con i voti, ti giudicano, ti fanno i colloqui. Colpa, paura, incapace, incapacità. Ecco la nostra programmazione subconscia. Quindi chi fa successo, perché ha sempre avuto un'infanzia difficile di solito? Perché è proprio negli ambienti difficili che io maturo dentro la forza per vincere tutta sta merda che ci controlla. Quello che sta succedendo adesso, vedi? Emergenza sanitaria, la guerra, che quindi adesso tutto viene dall'Ucraina, tutto. La parola chiave di questo è emergenza.
prima è un'emergenza sanitaria, adesso è un'emergenza energetica, dell'energia, adesso è iniziata l'emergenza dell'acqua, 74% del pianeta è acqua, per fare un chilo di carne ci vogliono 15.000 litri d'acqua, eppure non c'è l'emergenza della carne. Dovrebbe arrivare prima l'emergenza della carne rispetto a quella dell'acqua, ma lasciamo perdere, emergenza dell'acqua, questa, ed emergenza anche del grano, adesso tutto il grano viene dall'Ucraina. Emergenza è la parola chiave, perché una volta che loro ti fanno sembrare che queste cose non ci sono, tu vai in paura e sei disposto a fare per sopravvivenza le cose che loro ti vorranno fare. Quindi molto probabilmente sarai disposto a mangiare delle cose che oggi pensi di non essere disposto a mangiare, magari cibi sintetici. Sarai disposto a lasciare la tua proprietà nella casa, perché magari inizia a costare troppo mantenere una casa, visto che è in emergenza e tutte le bollette salgono. Non importa dove andrà, importa il lavoro interiore, perché noi possiamo schermarci da tutto con un lavoro profondo interiore, ma la parola chiave di chi queste cose le sa e le utilizza a loro vantaggio, a nostro discapito, è la scarsità. Scarso, 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 le cose devono essere scarse. In realtà noi viviamo nell'abbondanza. Quindi è chiaro però che se io ti instillo con la ripetizione di tutto il sistema la mancanza, tu sarai sempre in paura. E in paura scatta l'ego, scatta la sopravvivenza e scattano dei comportamenti che non sono i tuoi. Inizia a fare certi tipi di ragionamenti più che riguardano me rispetto al tutto. Perché quando andiamo in mancanza, siamo comunque animali, vado in sopravvivenza e inizio a fare discorsi egoici. Tutto questo è un modo per tenermi in terza dimensione e tenermi controllato. Però noi possiamo andare oltre. Le conclusioni quali sono? Che il nostro cervello ha un sistema per cercare solo ciò che crede. Hai visto? O le cose simili. Quindi le cose sono sempre state lì, è il tuo cervello che non le vede per sopravvivere. Proietto sempre una realtà che è in linea e in risonanza con le mie credenze subconsce e queste attivano per vibrazione, circostanze, situazioni, persone, cose in risonanza. Il segreto è un cuore grato, è alzare la vibrazione andando a lavorare nell'inconscio, è una cosa quindi che non si può insegnare, che non è mentale, non è una formula, non è in un corso. Non c'è nessun corso che ti fa alzare la vibrazione, c'è solo un lavoro interiore. Il caso non esiste. Due, l'avevamo già visto col campo quantico, adesso l'abbiamo visto con la sincronicità di Jung, che ci dice che tutto quello che succede è sincronico ed è tutto collegato, anche se apparentemente slegato. Quindi ci siamo chiesti se siamo noi che andiamo verso gli obiettivi o sono le sincronicità che ci vengono incontro. Questa è un'ottima domanda da porsi. E l'amore mi dà energia tendenzialmente infinita e mi fa compiere miracoli. E poi abbiamo visto che siamo programmati di continuo a livello subconscio, a livello sottile, e quindi se io non attuo un lavoro su di me per un risveglio interiore sarà difficile manifestare ciò che sento di volere, ciò che sento per me. Giusto? Perché la TV fa programmi, perché li ha chiamati programmi? Perché quello che fa è programmarci. Come fare? La decisione. La decisione nasce grazie a una vera intenzione, è il metro di giudizio dell'intenzione. Una volta che c'è una decisione, c'è una uccisione di una parte nostra, vecchia, passata, ed è lì che nasce l'energia. Quindi una volta che noi decidiamo, a livello energetico, è già successo. Poi si deve manifestare nella materia, si deve manifestare, ma a livello energetico è già successo. Quello vuol dire che quando decido e mando fuori un'intenzione, l'universo, in base a questa intenzione, mi crea lo scenario per arrivare lì dove voglio, dove è la mia intenzione. Poi io questo scenario però lo devo accettare, lo devo accettare e probabilmente mi arriverà uno scenario dove devo vincere delle sfide che ancora non ho vinto, altrimenti sarei già lì. Le forze più grandi fanno il resto, eh? Rimaniamo umili. Noi assicuriamoci che la nostra intenzione e la nostra decisione sia definitiva e il resto lo fa qualcun altro più bravo. Hai bisogno di prove? Perché se hai bisogno di prove puoi cercare su internet. È pieno di persone arricchite o arrivate alla felicità che sono partite da molto più indietro di te. Non importa il contesto, usiamo il denaro sempre perché è misurabile. Ma la felicità fa fatica a misurarla, ma in ogni contesto c'è gente che ha ottenuto quello che tu vuoi ed è partita da molto più indietro. Ma ti chiedo, se hai bisogno ancora di prove dopo questi video, dov'è il tuo cuore? Il cuore non ha bisogno di prove, è la mente che ha bisogno delle prove per credere. Ma ricordati che una mente che crede prima è servito da un cuore che ha fede. Quindi il lavoro non è nel credere, è nell'avere fede. Una persona che ha fede, di conseguenza, inizierà a vedere qualcosa di diverso nel suo SAR e ad attrarre le prove che servono. Tutto ciò che stai facendo nella tua vita, le intenzioni sono nel posto giusto? Quali sono? Scrivile.
Scrivi le intenzioni che hai rispetto alle persone che frequenti, rispetto al lavoro, rispetto alla tua vita privata. Scrivi. Non hai idea di che cosa succede quando noi mettiamo l'inchiostro su carta. Incredibile, si muovono le molecole di carbonio nel campo, è una roba pazzesca. Magari farò degli altri video, ma scrivi le intenzioni, e mentre scrivi non deve essere scrittura, ma deve essere la tua intenzione che passa attraverso la penna e si deposita sulla carta, e lì avviene il miracolo. Visualizza con il cuore, usa le visualizzazioni, ma non con la mente, col cuore. Quindi deve esserci la pelle d'oca, deve esserci l'emozione. Punto B, intenzione. Scrivere le intenzioni e visualizzare è la stessa cosa, perché mentre le scrivi la tua mente le vede, ma ci deve essere la vibrazione dell'emozione. Prega. Se ti trovi in difficoltà, chiedi, mi raccomando. Chiedi, ti sarà dato, l'ha detto qualcuno più bravo di noi. Prega. Non ti sentire in colpa. Vedi come la preghiera è legata al senso di colpa, perché ci hanno insegnato in chiesa a pregare. Posta. E medita. Quindi in tutto questo cerca un'accettatura interiore, cerca il respiro, cerca di andare oltre all'illusione. Fai un lavoro di auto-osservazione, osserva il tuo ciuchino che ti parla, osserva i tuoi ormoni che si scatenano, disidentificati da quello, non sei quella roba lì, ascolta, stai nel silenzio, che le risposte arrivano, prenditi tempo per te, fai cose che ti mettono a contatto con la natura ti riporta sempre nel cuore, ti riporta sempre a contatto con l'anima, e cerca di riconnetterti a tutto, e cerca proprio di capire che tutto è uno davvero, non solo dimostrato in fisica, ma tutto è uno a livello morale, su tutti i livelli. Questo è il miracolo, che tutta sta roba qua, che è difficilissima, visto che siamo ancora rimasti in superficie, si potrebbe approfondire tutto moltissimo, mi scuso anzi, se certi argomenti li ho trattati con superficialità, tutto questo è nella parte inconscia. Non lo vediamo e non ce ne dovremmo neanche preoccupare. Se facciamo cose semplici, succede il miracolo. Se noi lavoriamo su di noi, frequentiamo brava gente, frequentiamo begli ambienti, facciamo cose buone, il miracolo succede, non c'è bisogno di sapere sta roba qua. Ti ricordo che la mente subconscia non riconosce una realtà vividamente immaginata da una realtà concreta, quindi è giusto comprendere come io possa, nella materia, influenzare il mio ambiente affinché il mio punto B sia raggiunto in maniera più veloce e più fluida possibile. L'autosuggestione distratta significa che noi programmiamo il nostro subconscio in maniera distratta, cioè tu non ti accorgi delle parole che dice, hanno un potere incredibile, ma non te ne accorgi quando le dici. Quando tu dai una sentenza su te stesso, io sono così, quando parli con gli altri, non te ne accorgi, è veramente sotto livello di coscienza ed è proprio quello che influenza il subconscio. Quando tu hai delle immagini, sei in un ambiente con delle vibrazioni, non te ne accorgi, non sei cosciente lì per lì, ma quello arriva nel subconscio. Il subconscio impara molto per distrazione, è, appunto è inconscio, è sotto livello di coscienza, non te ne accorgi. Devi diventare cosciente di ciò che il tuo inconscio riceve, ma non dare neanche troppo peso, perché se dai troppo peso ti sposti nella mente. Definisci il tuo ambiente intenzionalmente e poi lascia fare l'ambiente. Non cercare di essere conscio dei messaggi che sono per l'inconscio, perché se no li ricevi nel conscio, li deve ricevere il subconscio, la parte inconscia. E designa il tuo ambiente e poi lascia fare lui. I pensieri li posso correggere con delle visualizzazioni rispetto a ciò che voglio. Invece di pensare, che non è un pensiero, la voce del ciuchino, devo rompere questo schema e iniziare a buttare nella mia immaginazione le cose che voglio. Altrimenti ci sono solo le cose che non voglio. Quindi inizia a crearti delle visualizzazioni tue. Traccia di 2 minuti, visualizzazioni sempre le stesse, inizia a mettere questo nella tua daily routine. Parole, autoaffermazioni. Inizia a essere cosciente di quello che dici su di te. Quando spari una sentenza su di te che non è potenziante, ti blocchi e la cambi. All'inizio serve la tua coscienza, la tua parte conscia che faccio questo lavoro, ma dopo un po' che la cambi diventa inconscio. Come la visualizzazione. Falla, dopo un po' ti troverai a visualizzare quella cosa senza bisogno di sederti, di mettere la traccia, emergerà un po' in automatico, magari mentre fai una passeggiata. E utilizza le emozioni. Noi le emozioni le utilizziamo di continuo, troppo spesso per tenerci bloccati. Le emozioni sono veramente l'asso di briscola. Quindi quando fai qualsiasi cosa di potenziante, assicurati anche lì di metterci le emozioni. Perché capisci bene che se io, durante la mia giornata, dove sono sempre inconscio e le mie emozioni lavorano, e poi quando vado a fare il lavoro di programmazione positiva con le visualizzazioni, con le autoaffermazioni, con le immagini che mi metto, non metto le emozioni, è tutto mentale, ma non può vincere la vera informazione è nella vibrazione, che è nell'emozione. Quindi tutto quello che faccio, le visualizzazioni, le affermazioni, devo condirle di enfasi, non mi devo vergognare
devo buttarmi dentro, vivere, connettermi alle emozioni di quelle cose lì, altrimenti è un discorso mentale che non va a lavorare in profondità. Nel discorso dell'ambiente hai visto, posso giostrare gli scenari della mia vita, rimpicciolirne alcuni, farne ingrandire altri, posso mettere delle persone che ho in primo piano in secondo piano e portare alcune dal secondo piano al primo piano, se mi fanno meglio, comunque quella roba lì agisce a livello emozionale in maniera incredibile. Cioè le nostre sensazioni sono un derivato di quelle dell'ambiente. Quindi lavora sul giostrare gli scenari della tua vita e le persone e ricordati di mettere enfasi nel lavoro che fai di influenza positiva, che all'inizio sarà tutto conscio, ma poi dopo un po' diventerà subconscio. Devi arrivare prima a interrompere il ciclo subconscio con il conscio e accorgerti magari di non visualizzare, di non parlare bene, e con il conscio shiftare questa cosa, iniziare a visualizzare, iniziare a parlare bene, giostrare il tuo ambiente. Dopo un po' l'obiettivo è che questo diventi un'autosuggestione distratta, cioè dove non ci pensi più tu, dove visualizzi in automatico, diventa una routine, dove parli bene di te e dove parli dei tuoi desideri, dei tuoi obiettivi, del tuo punto B in automatico, dove ti circondi di ambiente potenziato in automatico. Perché questi contenuti? Semplicemente per iniziare a sentire dentro, a interiorizzare di essere un miracolo e sentirti in diritto di compierli su di te, sugli altri in maniera istantanea. Io spero vivamente che dopo queste 9 lezioni e dopo queste ore di informazioni tu possa semplicemente sperare che questo sia vero. La speranza è un sentimento straordinario. La speranza è un'apertura a quelle infinite possibilità, che è tutto ciò che mi serve. Poi andarci a prendere di questa infinita quella che desideriamo, deve esserci del lavoro da fare. Però non il vecchio lavoro del fare, del fare, del fare, del raggiungere, del farsi il mazzo, far fatica. Un lavoro nel fare interiore, che va dritti verso l'essere. Io ti ringrazio per aver visualizzato queste 9 video lezioni e spero di averti portato al meglio un servizio che sia importante per te e per le persone che ti stanno vicino. Grazie.